Un'ondata di divertimento è pronta a riempire il centro storico di Pesaro. Da domani, venerdì 7 a domenica 9 giugno, per la 10ª edizione della Mezzanotte Bianca dei Bambini, manifestazione promossa dal Comune di Pesaro a ingresso gratuito. Un evento tra i principali della nostra città e che rende ancora più gioiosa la nostra bella Pesaro. Per un weekend intero tante famiglie, tanti bambini riempiranno il centro storico e inizieranno anche l'estate, che è tarda ad arrivare ma che sarà anche quest'anno una stagione molto importante per il nostro turismo e per il nostro sviluppo. Evento clou della prima mezzanotte di festa sarà la performance di Sparvi, la mascotte etica della manifestazione, che per la prima volta apparirà dal vivo alle 21 sul palco principale di Piazza del Popolo per incontrare i suoi piccoli amici e scatenarsi dalle 21.30 con la Forever Young Forever Funk. I bambini che arriveranno in centro potranno iniziare a divertirsi sin dalle 18 con l'apertura ufficiale della kermesse e il via delle decine di performance sportive insieme alle associazioni del territorio in viale Don Minzoni, area Play Sport, e i laboratori ideati da associazioni e grandi band. Sempre dalle 18 sarà attiva l'area per i più piccoli in piazzale Collenuccio, che ospiterà fino alle 23 i trattorini Peg Perego e spettacoli teatrali a rotazione. Un evento che si conferma con grandi attività, grandi spettacoli e con delle grandi novità. Sicuramente su tutte la parte della collaborazione del canale Super del Digitale Terrestre, che sarà presente in centro con uno spazio dedicato a uno dei suoi brand, Callis Mashup. Una grande conferma il gruppo Rainbow con le sue migliori property, con 44 Gatti, Wings Club, che festeggia 15 anni con noi, Club 57, Coccole Sonore, uno dei primi canali network online, e la nostra grande novità è il nostro mezzanottino Sparvi, una mascotte nera e pelosa che sarà in giro per i nostri spazi a incontrare tutti i bambini. E poi spettacoli, laboratori, musica, concerti dalle 18 alla mezzanotte, 7, 8, 9 giugno.